Bentornati in studio, dovremmo avere un ospite in linea. Onorevole Francantonio, c'è? Buongiorno. Buongiorno, caro amico, come sta? Benissimo, lei? Passato un buon Natale? Diciamo di sì. E dove è andato di bello? Ci dica. E che fa? Mi prende per i fondelli. Oh, mi scusi, davvero, le giuro che non volevo. Ne credo. Del resto, che motivo avrebbe di prendermi per i fondelli? Lei mi sembra un così bravo giovine. E tonna, siamo coetanei, onorevole. Gliel'ho già detto la settimana scorsa. Ecco, su questo le credo un po' meno, guardi. Non è solo per questa voce da paperino. E senti chi parla. È per il suo modo di fare, così, di presentare, di dire le cose, di raccontare le notizie. In buona sostanza è il suo modo di fare il cazzaro che mi fa dubitare che lei abbia 46 anni. Ce lo vuoi raccontare o no come è passato sto Natale, onorevole? Alla vigilia eravamo tutti a casa mia, c'era mio cognato Franco con la sua moglie Elena, poi c'erano Olga, Pietro, Vincenzo con le famiglie. Ah, però! Aspetti, c'erano il prefetto, il questore, il sindaco a Corinti. Sì, Renato? ogni anno Chiara porta a casa un bisognoso, sì, per puro spirito cristiano. Altri? C'erano Pietro lo Monaco, Pensavalli, Gambale. Ah, Emilia Barrile e tutto il consiglio comunale. Una robetta per pochi intimi, insomma, va. Sa com'è? Purtroppo le restrizioni dei domiciliari non ci hanno permesso di fare le cose in grande. Infatti Falco Matata, Reggio, ha potuto portare solo i consiglieri di maggioranza. E Bianco da Catania è venuto solo con la giunta. Nessun altro? No, anzi, sì, c'erano pure Alfredo Reni e Luciano Fiorino messi nell'agnone con una console per allietare la serata con la loro musica briosa. Mettiamo un brano e poi ci racconta com'è andata. Sì, ma fate presto che tra poco rientra Chiara. Rieccoci in linea con l'onorevole Franco Antonio. Ci racconta allora cosa avete mangiato in questa cenetta per pochi intimi? 123 lanne di focaccia. Ma come? Tutto quel popolo di invitati e avete offerto solo focaccia? Il problema è sempre quello, oramai Chiaretta sta attenta al bilancio e quindi tocca fare tutto a me. E quindi? E quindi prima di cucinare mi ha messo a pulire la casa, e prima gli 8 bagni, poi il salone. Cioè, ma lei ha presente cosa ci vuole a passare per bene la cera sul parquet a mano, ah, con un salone di 1 ettaro? Immagino ci voglia parecchio olio di gomito. E quando è arrivato il momento di cucinare, praticamente sono svenuto. Oramai era tardi, ci siamo dovuti accontentare della focaccia. Almeno era buona. Ma non lo so, io ero ancora svenuto. Mi sono ripreso la mattina dopo, nello sgabuzzino, al buio. E come fa a sapere che alla fine sono state ordinate proprio 123 lanne di focaccia? Ma perché c'è qua fuori coso, famulari, che butta pugni sulla porta, urla che ancora non l'abbiamo pagato. Andiamo a pagare 123 anni di focaccia! 125! Frankie, ma chi è questo barbone che ci sta sfondando la porta? Oddio, è tornata Chiara, devo staccare! D'accordo, onorevole, vada, vada! Sì, Chiaretta, arrivo, amoruccio! Frankie, c'è il furgone con i rauti per Capodanno da scaricare! Aiutatemi!